Il celebre detto recita Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, per indicare come quella alle porte sia una festività da trascorrere tradizionalmente in famiglia. Non sarà così però per oltre 50.000 anziani veneti che passeranno uno dei momenti più significativi dell'anno senza alcuna compagnia. È questo l'allarme lanciato dall'Ospici GL Veneto che, dati dell'Istat alla mano, ricorda come circa 52.000 ultra 75enni veneti, il 9% del totale, vivano soli perché non hanno né coniuge né figli. Un vero e proprio grido d'allarme lanciato soprattutto alle amministrazioni locali perché, ribadisce il sindacato dei pensionati, non si dimentichino di chi a Natale resterà solo con i propri acciacchi fisici e le proprie tristezze. Un dramma che tocca da vicino anche il territorio bellunese. La solitudine è sempre più presente nella nostra provincia. Siamo sempre più soli e la pandemia ha aumentato l'isolamento. In provincia, fa sapere l'Ospici GL di Belluno, i grandi anziani, gli ultra ottantenni, sono oltre 17.000, 10.600 circa quelli che vivono soli, in maggioranza donne. Le anziane sole e gli anziani soli hanno bisogno di attenzioni, sia per lo scambio di parole, il chiacchierare anche quotidiano, ma anche per evitare di essere coinvolti in raggiri. Alle criticità comportate dalla pandemia si aggiungono poi le malattie croniche che in molti casi ne limitano l'autosufficienza, ma anche le difficoltà a cui far fronte date dal contesto territoriale di riferimento. In uno la solitudine si collega alla difficoltà del territorio montano, la difficoltà a raggiungere i servizi, la difficoltà di trasporto, il trasporto pubblico, difficilissimo, la difficoltà a fare anche la spesa, pensiamo alla presenza di ghiaccio sulle strade in questo periodo. Serve una vera e propria rete di potenziamento capillare, ribadisce lo SPI, per far fronte a queste situazioni. Noi chiediamo proprio per questo a tutte le amministrazioni di essere di sostegno in questo periodo.